Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. È scomparso a Roma all'età di 92 anni il celebre attore e direttore del doppiaggio Massimo Turci. Nella sua lunga carriera ha doppiato attori come Anthony Perkins, Alain Delon, Jack Nicholson, Ryan O'Neill. Come direttore del doppiaggio, Massimo Turci ha diretto moltissimi lungometraggi, da tutti i film di Luigi Magni e di Mario Monicelli ad uno dei film più visti sul grande schermo, Il nome della rosa del 1986. Debutta su Netflix la seconda stagione dell'anime Vinland Saga. La voce italiana del pirata vichingo Askeladd è di Sandro Acerbo. Il giovane Thorfinn è doppiato da Lorenzo D'Agata. Il doppiaggio della serie è diretto da Rossella Acerbo. I Cavalieri dello Zodiaco, la serie cult di Masami Kurumada, è interamente disponibile su Anime Generation in una nuova versione in HD. Uno dei personaggi principali, Pegasus, è doppiato da Ivo De Palma. La voce di Phoenix è del compianto Tony Fuochi. Torna in digitale Boom Boom Energy, una delle radio più popolari dell'etere veneto nei primi anni 2000. A dirigere i programmi è Debbie Funari, una delle voci storiche della radio. Esordio di Laura Ghislandi su Radio Monte Carlo. La nota conduttrice sarà in onda il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16 alle 19. È tutto da Angelo Costanzo, buon ascolto su Voci.fm Radio. Voci.fm Radio.